Nessuno. Vorrei proprio che anche quelli di 60 anni venissero a operatore loro. Hanno uno stirrifino piccolo, adatto un tapirulo favoloso. Io mi ci metterei lì a insegnarle, perché ci vuole quel Quindi praticamente fisico. oggi lanciamo la scuola della Colombina. Quindi praticamente sta lanciando la scuola over 60, over tutti con la 60, Colombina. Over 60. A gratis, diciamolo, perché. Ma lo dico troppo forte che qua ci sono tanti genovesi, proviamo Andiamo, la noi cosa. Voglio rubare il lavoro ai giornalisti, ma com'è nato questo legame con Prato Rigoso? È legato che sono andata a Sestriere con mio marito. Due volte, e poi perché a Sestriere c'era tutti i maestri che erano allo Stelvio con me a lavorare al Librio a fare i maestri, Guyot, Antemme, tutti però un po' più grandi di me ed erano vecchi, si vedevano. Non abbiamo trovato. Ho trovato, ma poi hanno parlato di questo, di quello. Io ho fatto gare a Sestriere, poi sono venuta giù. Ho detto mio marito, invece di tornare di là, passiamo per Prato Nevoso. Arriviamo qua, c'era una società sotto i portici, che poi ho saputo che era quello che era a Cervinia con me e che si urinava in sia mai da un giorno e che si urinava anche i miei, che era con la Pirovano, il come si chiamava? Sicardi. Bravo, Sicardi. E ci siamo ritrovati. Oh, io ho comprato casa da lui. Comprando casa a lei, uno, due, tre, poi veniva suo fratello da artesina, che anche lui era a fare il piccolo in un negozio a Cervinia. E ci siamo cominciato così, poi nel condominio, qua da sciare, ma ero giovane, però mi vedevano già grande. Boh. Mi chiedevano se giocavo alle carte, ho detto gioco alle carte se domani voi venite a sciare. E hanno incominciato così, infatti una nipote di una persona che sciava con me è qui a lavorare, la signorina che ci ha portato su, suo nonno Mario, però loro ormai sono seduti, io no, non mi siedo, no. E loro Prato Nevoso, poi attacco con tutti, eh. E se giù via vengono lì, non si direbbe però. Sì. Scusi signora, mi permette, mi dice quanti anni ha? Guardi, se indovina gli offro il caffè, poi avanti lì dal barrettino, caffè con la grappa, caffè con la grappa. Allora adesso tutti dicono, caffè, ma per chi la Colombina? Con la grappa. Adesso invece devo cambiare, devo fare caffè corretto, grappa corretto caffè, perché il caffè agita. Invece la grappa. Grazie. La fa meglio.